Ciao, sono Jessica Resteghini, ho 35 anni, sono un'attrice e ho avuto il cancro. Questa è la mia storia. Ciao ragazzi, grazie per esservi prestati a questa intervista a distanza di più di un metro per il canale YouTube Che ti sei messa in tetta. Partiamo da una domanda base, innanzitutto presentatevi, chi siete? Allora, intanto grazie per averci coinvolto, che secondo me è un'iniziativa fantastica. Io sono Davide Vacirca, sono un biologo molecolare, ho iniziato il mio percorso a Milano perché le mie origini sono siciliane, vengo da Palermo, sono il papà di due splendidi bambini e lavoro qui alla unità di diagnostica istopatologica e molecolare della divisione di anatomia patologica e ci occupiamo con un team multidisciplinare composto da biologo molecolare, genetista, tecnici, anatomopatologi e anche il supporto degli ausiliari. Il nostro obiettivo è quello di andare a fare indagini molecolari sui pezzi operatori tumorali che pervengono qui da noi in anatomia patologica. Io sono Elena Guglini Rocco, 36 anni, cremasca d'origine ma ormai milanese d'adozione da molti anni. Sono un ricercatore universitario dell'Università degli Studi di Milano e un medico patologo o anatomopatologo della divisione di anatomia patologica dell'Istituto Europeo di Oncologia e in particolare faccio parte del team dell'unità di diagnostica molecolare. Che cosa fa un anatomopatologo? È complicato e anche un po' retro, io preferisco patologo che è più semplice. In realtà è una figura medica che è considerata un po' strana perché in genere si interfaccia poco con i pazienti e perché nell'immaginario collettivo spesso viene considerata quel medico che esegue solo autopsie su cadaveri. In realtà l'attività di un patologo è molto altro e devo dire che oggi sempre più è fondamentale per la cura dei pazienti in generale per la salvaguardia della salute. Per scendere nel pratico, ogni volta che subiamo una biopsia oppure un intervento chirurgico, il materiale che viene prelevato arriva in anatomia patologica e il patologo lo analizza prima macroscopicamente e poi ne analizza alcuni aspetti microscopici utilizzando proprio il microscopio ottico, quindi le caratteristiche dei tessuti e delle cellule, talvolta entra queste caratteristiche con alcune informazioni molecolari. Tutto questo poi viene in qualche modo tradotto in una diagnosi istopatologica, che è quella contenuta nel referto anatomopatologico, faccio fatica anch'io a dirlo, che è utile per dare informazioni ai nostri colleghi clinici e chirurghi che poi devono decidere le terapie migliori per le pazienti. Per fare un esempio, parlando di patologia della mammella, spesso siamo chiamati a stabilire se di fronte a una lesione questa è una patologia benigna, come può essere un fibroadenoma, oppure si tratta di un carcinoma della mammella. E parlando di carcinoma della mammella dobbiamo analizzare tutta una serie di caratteristiche morfologiche delle cellule tumorali e anche biologiche che poi servono appunto ai clinici per stabilire le cure migliori per le pazienti. Quindi esistono vari tipi di carcinoma mammario? Assolutamente sì, quando parliamo di carcinoma della mammella in realtà in maniera più appropriata dovremmo dire carcinomi della mammella, perché sì, ne esistono tanti tipi che possiamo identificare e definire sulla base di quelle caratteristiche morfologiche di cui prima parlavamo, quindi di come si dispongono le cellule, delle caratteristiche proprie delle cellule che vediamo al microscopio, oppure ancora sulla base della presenza di alcune caratteristiche biologiche peculiari come l'espressione del recettore ormonali per estrogeno e per progesterone o l'espressione della proteina R2 che oggi è uno dei target delle terapie possibili nel carcinoma della mammella e questi possiamo visualizzarli sempre al microscopio con l'ausilio di una tecnica chiamata immunistochimica. O ancora possiamo distinguere sulla base della presenza o assenza di alcune specifiche alterazioni molecolari e per fare questo ci rivolgiamo all'attività e alle competenze dei nostri colleghi biologi come Davide. Che cosa fa un biologo molecolare? Allora, un biologo molecolare analizza molecole di DNA, RNA e proteine estratti da campioni tumorali, utilizzando diverse tecniche e diversi strumenti presenti qui in laboratorio. Io faccio sempre un esempio molto concreto. Il DNA è come se fosse un'autostrada, può presentare delle buche.
Se queste buche vengono riparate, l'automobilista non se ne accorge neanche e il suo viaggio prosegue senza intoppi. Ma se queste buche non vengono riparate o addirittura vengono riparate male, può avvenire un incidente. Quindi il mio compito è quello di controllare centimetro per centimetro tutto il percorso per vedere e identificare eventuali buche. Tradotto, queste buche non sono altro che delle alterazioni genetiche. Aspetta Davide, potresti per favore spiegarmi che cos'è un'alterazione genetica? Allora, un'alterazione genetica è praticamente un'alterazione che subisce la cellula. Cerco di spiegartelo in maniera più semplice possibile. Sì. Il DNA è costituito da degli nucleotidi, ok? Tre nucleotidi formano un codone e questo codifica per un aminoacido. Più aminoacidi formano una proteina. Cosa succede? Se questi nucleotidi subiscono delle alterazioni, quindi vengono sostituiti da altri nucleotidi, o addirittura io ho delle perdite di buona parte di nucleotidi o dell'inserimento di altri nucleotidi, la proteina finale avrà una struttura totalmente diversa da quella iniziale. E questo cosa porta? Può portare alla perdita di funzionalità, ma in altri casi addirittura che si aggiungono delle funzionalità che normalmente quelle proteine non dovrebbero fare, quindi dei geni sempre attivi che possono produrre e alimentare quello che può essere una neoplasia. Esistono due grosse categorie di alterazioni, le alterazioni germinali e le alterazioni somatiche. Quindi, che cosa sono le alterazioni germinali e che cosa sono le alterazioni somatiche? Le alterazioni germinali sono quelle con cui uno nasce, le eredita dal papà e dalla mamma, sono un po' anche l'essenza dell'io. Quindi il fatto che io abbia gli occhi azzurri è dovuto a delle alterazioni che mi hanno trasmesso i miei genitori. Faccio un altro esempio molto semplice. Il mio essere meridionale, come quello dei miei genitori, ci ha portato delle alterazioni, ad esempio, nella digestione dei peperoni. Quindi molte persone, ad esempio, mangiano la peperonata e dopo possono avere un fastidio di digestione. Io me lo posso tranquillamente permettere di mangiarmelo alle 11 di sera e ho soltanto il piacere di essermi mangiato una peperonata. Dal punto di vista clinico, un'alterazione germinale però può comportare a una risposta diversa a un particolare farmaco o purtroppo anche a una predisposizione a un tipo tumorale. Le alterazioni somatiche invece sono provocate da degli eventi avversi che possono essere una sostanza chimica, un agente patogeno e purtroppo anche un tumore. Questo perché? Perché praticamente il tumore subdolo cerca sempre di sfuggire a quello che può essere una forma di difesa dell'organismo o l'attacco di un farmaco. E quindi sono delle alterazioni che lui stesso si autoinduce per difendersi, per proteggersi. Questo da una parte ovviamente svantaggioso perché è quello che porta all'evento chiamato di resistenza farmacologica. Dall'altra ci ha permesso col tempo, soprattutto lì importante la figura del biologo molecolare, è quello di andare a individuare delle specifiche alterazioni, magari di un tipo tumorale, e col supporto appunto dello sviluppo farmacologico, magari costruire dei farmaci specifici per quell'alterazione e quindi andare a utilizzare dei farmaci bersaglio che riducono notevolmente magari quello che può essere l'effetto collaterale di un farmaco che colpisce ad ampio spettro. Ma quanti sono i tipi di test? Quanti ne esistono? Allora, esistono un'infinità di test. Tutto dipende da cosa stiamo andando a cercare e il perché lo stiamo andando a cercare. Allora, se noi vogliamo cercare le mutazioni germinali, il test principale è un test da sangue, quindi con un normale prelievo di sangue, un prelievo venoso. Questo perché noi lì, col sangue, riusciamo a verificare le tue alterazioni con cui sei nato, quindi le mutazioni germinali. Ed è quello che poi porta, nell'esempio del tumore alla mammella, al counseling genetico, per esempio per il BRCA. Se stiamo cercando invece delle mutazioni somatiche, dobbiamo lavorare da tessuto, ok? E sono i famosi pezzi operatori che arrivano in anatomia patologica. Va da sé, la differenza già è abissale dal punto di vista di invasività. Uno è un prelievo del sangue, 10 minuti, l'altro è un'operazione vera e propria, quindi bisogna asportare un pezzo che deve essere anche idoneo, ricco, ben estrapolato, deve essere trattato in modo che il pezzo si conserva e successivamente fare tutte le analisi di cui uno necessita. Però dal punto di vista tumorale è la procedura fondamentale. In aggiunta si sta sviluppando quella che si chiama biopsia liquida, cioè cercare di dare le stesse informazioni
che si hanno da un pezzo operatorio con un prelievo di sangue. È una tecnica molto innovativa, ormai in realtà c'è da più anni, perché si va a togliere l'invasività di un'operazione chirurgica dando le informazioni che però invece riesce ad ottenere soltanto su un tessuto. Il problema è che è comunque una tecnica che ha degli svantaggi di sensibilità, perché comunque un prelievo di sangue tu devi andare a pescare in un liquido le cellule tumorali circolanti. Non sempre quindi è facile riuscire a dare dei dati significativi. Quindi, giusto per capire, il test che ho fatto io tramite prelievo del sangue per andare a vedere se ero mutata BRCA1, BRCA2, è il test genetico. Invece l'altro, quello con il tessuto, è il test genomico. Sì, giusto? Sì, possiamo spiegarlo in questo modo. C'è anche una linea di confine molto semplice. Il test genetico ti dà una grossissima informazione, come dicevo prima, a te, ma anche se c'è la possibilità che qualcuno in famiglia tua, certo, possa avere una predisposizione per quel tipo di tumore. Il test invece da tessuto, che quindi tu vai a fare direttamente sul tumore, lo stesso BRCA, non tanto nella mammella ma quanto nell'ovaio, in quel caso le alterazioni servono per la terapia, certo, quindi per il soggetto che ha la neoplasia. Quindi grazie a questo test noi possiamo capire se fare o meno la chemioterapia direttamente dal test? Esatto, dal punto di vista somatico, cioè non solo fare o non fare la chemioterapia ma anche scegliere il tipo di farmaco, quindi magari una terapia specifica, a bersaglio specifico, e quindi andare a ridurre gli effetti collaterali, avere una maggiore risposta. È proprio tutto un altro mondo che ti si apre a seconda delle alterazioni che tu vai a trovare. Ragazzi, io davvero vi ringrazio, siete stati preziosi perché avete spiegato che cosa fa un patologo, perché anatomo patologo è sempre un po' difficile, in questo caso una patologa, e che cosa fa un biologo molecolare, e sicuramente aiuterete tantissime donne a capire qualcosina in più rispetto a quello che fate voi per noi. Noi questa intervista l'abbiamo fatta a più di un metro di distanza, però adesso vi chiedo se volete fare con me 1, 2, 3 e poi forza! Certo, assolutamente. Oh, ok, allora mascherina e vengo lì da voi. 1, 2, 3, forza!